direzione principale all'interno di quella che può essere l'economia. E lo sta dimostrando anche oggi quando complessi industriali del nostro territorio che hanno martoriato i nostri territori, le nostre produzioni, anche la nostra immagine, se vogliamo in certo modo, di quella che deve essere Taranto, oggi l'agricoltura si sta dimostrando avere la capacità di dare dignità a questi territori. Lo sta dimostrando in tanti modi. Chi mi ha preceduto ha parlato di filiera corta, di funzionamento di una filiera, di commercializzazione, di internalizzazione in certo modo anche delle produzioni. Beh, è questo, noi dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un territorio che è riuscito a dare una sterzata importante su quello che era le nostre produzioni e il modo di produrre, ma soprattutto il modo di commercializzare le nostre produzioni. Noi abbiamo un territorio dove fino a qualche anno fa lavoravamo per le grosse ditte bottigliatrici del nord, da cui partivano file di autotreni che portavano il vino che doveva servire a tagliarli del nord. Abbiamo avuto il coraggio di cambiare, di dare una sterzata importante a questo e oggi ci possiamo vantare, ripeto, ancora di più dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un territorio dove oggi è l'espressione di produzioni di qualità, di vini di qualità che si sono imposti in tutto il mondo, avendo dei riconoscimenti molto importanti, che stanno cambiando le sorti, se vogliamo, anche delle nostre zone, dei nostri territori, che in un'economia si cambiano da così, da quelle aziende che hanno avuto il coraggio di scommettere, dalle aggregazioni, dalle cooperative, che hanno messo insieme i soci e oggi hanno delle produzioni che riescono a vincere il mercato. Questo da qui dobbiamo partire da qui per capire che il futuro in agricoltura c'è, questo lo voglio dare come slogan, il futuro in agricoltura c'è e il giovane che è interessato a entrare in agricoltura c'è sicuramente delle opportunità. Una grossa parte, una mano ci deve dare la politica, la regione l'ha dimostrato nell'ultimo PSR, noi abbiamo avuto 2.000 nuovi insediati, no? Questo significa che l'attenzione verso il nuovo fatto c'è, l'attenzione anche dei giovani. Probabilmente, io lo dicevo ieri in un'altra riunione, forse perché in una spiaggia, lì sta chiudendo, no, in una spiaggia o te ne vai da queste zone oppure te ne vai in agricoltura. Però dall'altra credo che c'è un ritorno anche economico, c'è un ritorno economico e anche un ritorno alle origini, perché credo che il 90% di noi ha tutte origini contadine e i nostri genitori, la maggior parte, si occupavano di agricoltura. Questo è un ritorno importante che sta succedendo, una passione importante per l'agricoltura. Allora credo che oggi parlare di agricoltura è estremamente importante. Dicevamo prima le istituzioni ci devono dare una mano. Oggi abbiamo da poco concluso l'assessore da Parco, no? Che ha visto l'Italia comunque perdendo, cioè, abbiamo perso 5 miliardi rispetto alla vecchia programmazione. La PAC presa per capelli, no? Perché si sono susseguiti 5 ministri dell'agricoltura nella discussione della PAC a Bruxelles. Probabilmente Galan, quando era ministro di agricoltura, si occupava di altre cose su Venezia invece di discutere e di portare a casa dei risultati importanti per l'Italia. La PAC è una partita vinta a metà, o persa a metà, non so come dire, però 5 miliardi l'abbiamo persa. Oggi la sfida, assessore, si deve giocare soprattutto sul PSR, perché noi in questi territori abbiamo bisogno, sono stati forse i territori più penalizzati, con le agricolture e agricolture, e hanno perso tutti gli altri. Abbiamo bisogno di avere riconoscimenti diversi e il PSR può essere uno strumento importante per ridare un minimo di economia a queste zone. Una parte importante però che credo che è molto positivo, ha visto dare agevolare i giovani agricoltori, no, noi abbiamo dal 15 al 30% del premio quasi più ai giovani agricoltori rispetto agli altri, quindi gli under 40 ancora una volta c'è un'attenzione particolare per i giovani agricoltori, questa è una cosa sicuramente positiva. Dall'altra abbiamo visto un taglio netto a una blacklist intendo istituti bancari, assicurazioni che erano quelle che percepivano di più di tutti, lo 0,2% faceva domanda a parte, lo 0,2% lo sottolineo, prendeva il 15% delle risorse, prendeva il 15%, quindi si è messa fine a questa ruberia, no? Tra virgolette, di chi continuava a usare dei soldi destinati agli agricoltori, sicuramente per delle speculazioni finanziarie. Quindi io credo che la politica in questo momento può fare molto, sta facendo sicuramente molto, l'assessorato l'ha dimostrato con il suo impegno in quelle che sono state lo CME fino a quello che sarà poi
questa nuova programmazione, ma sicuramente dobbiamo fare molta attenzione, come dicevamo prima, sul PSR, perché può essere uno strumento importante del rilancio del comparto.